Mister, iniziata ieri la stagione del Somma Riva Perno, oggi ancora in campo a sudare, ti chiedo che squadra innanzitutto avete costruito in estate, che squadra ti è stata messa a disposizione per questa stagione? Sì, allora quest'anno c'è stato un rinnovo del direttivo, e la società ha cambiato molto, però sicuramente ha fatto dei rinnovi importanti anche per quanto riguarda i giocatori, perché comunque il blocco dello scorso anno è rimasto quasi in toto, e sono stati aggiunti alcuni giocatori che possono fare diciamo tranquillamente la categoria, qualcuno ovviamente un po' più giovane, qualcuno un po' più vecchio, però come sempre ci sono dei buoni presupposti, le sensazioni in generale sono positive, anche perché la società ha tanta voglia di far bene, il presidente è una persona che ci tiene a far bene, quindi sicuramente ha costruito una squadra che possa tranquillamente raggiungere gli obiettivi prefissati. Che campionato ti aspetti? Sarà sicuramente un campionato non semplice, ci sono tante squadre attrezzate, e in questo contesto insomma Riva Perno che ruolo può giocare? Allora, sicuramente ci sono squadre molto, molto attrezzate, il campionato è difficile, si vede già dal calendario che comunque ci sono squadre nella composizione del girone, ci sono squadre che sicuramente sono attrezzate per diciamo, assumere un ruolo di vertice. Noi come società, come squadra, ci teniamo comunque a dire la nostra, cercare di fare... Di pensare di partita in partita senza crearci particolari obiettivi primari, nel senso che noi comunque abbiamo come obiettivo la salvezza, quindi dobbiamo cercare di salvarci prima possibile, poi sicuramente tutto quello che viene in più, eventualmente se dovesse venire, lo prendiamo. E, per quanto riguarda le altre squadre, è ovvio che adesso è presto per dire chi può puntare a fare il salto di categoria, però vedendo in giro insomma ci sono sicuramente realtà importanti, però questo personalmente non mi spaventa, e sicuramente abbiamo voglia di far bene, quindi i giocatori hanno tutte le carte in regola per fare una bella stagione e provare a giocarsela con tutti. Poi è chiaro che ci sono squadre che punteranno a salire, ci sono squadre che proveranno a giocarsela per salvarsi, eccetera.